Qual è l'esperienza di Via V Solutions nell'ambito dello sviluppo del 5G? Via V Solutions partecipa attivamente con tutti gli standard che sono presenti all'interno del 5G, come per esempio l'Orana Alliance, il 3GPP, e insieme a loro aiuta a sviluppare e a stendere i vari standard per quanto riguarda la rete, la network in generale, in particolare con focus sul 5G. In pratica l'impatto su quella che è l'industrializzazione del paese, le imprese, il consumatore finale, quali benefici se ne ottengono? Allora, beneficio è il fatto di eseguire un deployment di un certo tipo, quindi avere una qualità ed un livello elevato durante la fase appunto di deployment, perché se noi andiamo a verificare, a testare la nostra rete durante la fase di deployment, a questo punto sappiamo che avremo un determinato risultato, quindi il cliente si aspetterà determinate performance, come per esempio possiamo dire anche lo use case che avremo in futuro delle auto che si guidano da sole. Anche qua capite che mi sento più sicuro se so che la rete funziona in un certo modo, piuttosto che se la rete ha dei problemi, perché se la rete non funziona come deve funzionare, magari ho paura di fare un incidente in macchina o che la macchina, diciamo, va addosso a qualcosa, quindi ho tutta una serie di timori. Quindi secondo me aiuta comunque a livello generale a sensibilizzare su questa cosa. Un giudizio sulla conferenza internazionale promossa dal CNIT? Sì, allora la conferenza in generale mi è molto piaciuta, in particolare diciamo, tutta la giornata è stata molto piacevole, tutti i vari interventi, sia diciamo lato policy sia lato comunque tecnico, sono stati tutti argomenti molto molto interessanti. Oltre che vedere i dibattiti, mi ha aiutato anche a capire, diciamo, un po' l'evoluzione, quello che in Italia vogliamo, dove vogliamo andare in Italia.